Sabato 17 febbraio siamo sulla spiaggia di Rosolina Mare per la terza prova degli internazionali d'Italia EICMA Super Mare Cross 2024. Dopo i primi due round di fine gennaio in Sicilia, il campionato su sabbia si sposta quindi in Veneto, su una pista che ormai da 6 anni è un appuntamento fisso gestita dal motoclub Rosolina Mare. Stavolta però le condizioni meteo non sono delle migliori, la nebbia è una presenza costante per diversi giorni e al momento della gara è ancora bassa sul circuito, al punto da far temere addirittura per lo svolgimento della manifestazione. Dopo diversi consulti coi piloti, che provano anche a scendere in pista a più riprese, alla fine la direzione di gara decide di posticipare l'inizio delle qualifiche e tagliare le seconde manche per provare a correre almeno una batteria per ciascuna categoria. La scelta funziona e salva almeno in parte la gara, infatti a metà mattina la visibilità migliora leggermente e si può partire. Il programma sarà dimezzato, ma almeno si riesce a dare un senso a questa giornata e agli sforzi degli organizzatori e dei team che hanno raggiunto Rosolina. Il gruppo della Pro avanza nella nebbia con Giuseppe Tropepe e Gio Bertuccelli davanti, ma è Bertuccelli a condurre dopo il primo giro, con Del Coco secondo, poi c'è Bernardini in terza posizione e poi Guarise, Lentini e i primi della MX2, che avanzano anche loro in mezzo al muro di nebbia, con Roberti, Meneghello e Pivetta al terzo posto di questa categoria, tutti e tre attaccati. Bertuccelli ancora in testa con Bernardini e Del Coco, che si stanno dando battaglia per la seconda posizione. Il terzetto procede in questo modo per alcuni giri, con Del Coco che cerca di passare e Bernardini, che oggi ha deciso di gareggiare nel Super Mare Cross nonostante la sua attività principale sia ormai l'enduro, che invece tiene posizione, tiene botta. D'altronde un ex campione italiano, più volte campione italiano, Bernardini non ci sta a farsi passare senza combattere, ma il forcing di Del Coco è irresistibile, supera Bernardini e supera anche Bertuccelli e a questo punto passa in testa e comincia a guadagnare terreno. Bertuccelli rimane tranquillo al secondo posto, gestisce il suo vantaggio su Bernardini. Per la MX2 Pivetta è passato in testa davanti a Mancuso e Meneghello, ma da dietro attenzione, perché arriva Pietro Razzini che li supera tutti col numero 44 sulla sua Kawasaki e va a prendersi il primo posto. Mancuso è secondo e al terzo posto Pivetta viene scavalcato da Meneghello. Arriva quindi con la vittoria Matteo Del Coco in questa giornata del sabato. E vediamo direttamente le immagini della 125, un muro di nebbia anche qui, ma spunta per primo Peter Varga, seguito da Pocchiari, Fabbri e Tocchio. Caduta per Piazza e per Piredda, due protagonisti delle gare di Giardini Naxos, che qui sono invece costretti a ripartire dal fondo del gruppo. Varga resiste al comando, ma ora al secondo posto c'è la tabella rossa numero 227 di Simone D'Agata, con Tocchio terzo, Beccari quarto e Gruber quinto. Al giro successivo si fatica a scorgerlo, ma è proprio così, Simone D'Agata è passato in testa, Varga inizia a perdere terreno e si avvicinano anche Tocchio col 784 e Gruber, il pilota altoatesino, col 452. D'Agata ormai è solitario, si fa largo tra la nebbia e i doppiati in sicurezza, Varga invece arretra e al secondo posto ora c'è Gruber, che viene tallonato da Salvi, che sta rimontando forte e col numero 213 ha superato Tocchio per la terza posizione. Continua il recupero di Salvi, che ora ha conquistato la seconda posizione. Al terzo posto però compare Tommaso Murgut, che era caduto nel primo giro e dopo i secondi posti conquistati a Giardini Naxos è dovuto risalire dal fondo del gruppo. Ultimo giro entusiasmante alle spalle di D'Agata, che taglia il traguardo in beata solitudine. Per il secondo posto invece Salvi riesce a precedere in volata con un grande sforzo Murgut, che quindi deve accontentarsi del terzo posto. E siamo al supercampione trofeo Pirelli Vincenzo Lombardo, ultima manche della giornata. Bertuccelli scatta in testa su Del Coco e Lentini, restano a terra invece Roberti, Mancuso e Brandini, tre protagonisti della MX2, e per loro quindi gara compromessa. Intanto Bertuccelli prova a scappare, Lentini
è secondo e Bernardini terzo, ma arrivano minacciosi subito dietro Emilio Scuteri e Matteo Del Coco in quarta e quinta posizione. Bertuccelli ha guadagnato terreno, ora ha qualche secondo di vantaggio sfruttando la bagarre del terzetto alle sue spalle, che è composto da Samuele Bernardini col numero 321, Emilio Scuteri e Matteo Del Coco. Scuteri che nella prima manche è caduto al via e ha dovuto correre tutta la gara senza occhiali, quindi ha fatto molta fatica. Scuteri e Del Coco superano Bernardini e poi continuano a duellare tra loro per la seconda posizione, con Del Coco che riesce a passare ma subito dopo cade. Così Bertuccelli rimane solo al comando, Scuteri a sua volta controlla la seconda posizione, mentre al terzo posto adesso c'è Alessandro Lentini, numero 35, con Bernardini e Del Coco però subito dietro, ed è Del Coco alla fine che riesce a superare i due rivali e conquistare almeno il terzo posto. Pietro Razzini, numero 44, è settimo ed è il migliore delle MX2, quindi grande giornata oggi per Pietro, mentre D'Agata e Murgut lottano per il successo nella 125, che alla fine va a D'Agata col quindicesimo posto, numero 227, quindi Simone D'Agata, ancora una volta re di questa 125 nel Supermare Cross. Giovanni Bertuccelli vince questo round del Trofeo Lombardo davanti a Scuteri e Del Coco. Podi di giornata nella 300 Bonetta davanti a Cariolato e Zampino, nella MX1 miglior punteggio di Del Coco davanti a Bertuccelli e Bernardini, nella MX2 vince Razzini davanti a Mancuso e Meneghello, e nella 125 Simone D'Agata precede Salvi e Murgut. Premi Pirelli per il Trofeo Vincenzo Lombardo che vanno a Bertuccelli, Razzini e D'Agata. Sì, dai, ho fatto una bella prima manche, ero partito in testa, avevo preso un buon ritmo. Poi purtroppo un indurimento agli avambracci, ho dovuto un po' mollare la presa, però comunque vedevo Matteo che si risaliva abbastanza veloce e niente, ho gestito un po' la manche, dato che oggi avevamo una manche in meno, ho detto prima di fare la cavolata ho rallentato il passo. Supercampione invece sono partito abbastanza carico mentalmente, pensando che comunque appunto il passo era buono, sono riuscito a mantenere il passo e dai, è andata bene, ora ci ricarichiamo un po' per domani cercando di fare al meglio. Sì dai, sono pian piano riprendendo un po', non mi ero trovato con la pista giù in Sicilia, è un po' strettina, facevo fatica, un po' di errori miei e via dicendo. Qua sono partito bene già dalle qualifiche, mi trovavo tanto bene con la pista, è un po' più familiare, ci giro un po' più spesso. E prima manche purtroppo sono partito ultimissimo perché mi sono caduti gente davanti, sono dovuto andare fuori pista, sono ripartito praticamente ultimo. Quando stavo rimontando, che ero secondo MX2, sono caduto, sono dovuto ripartire praticamente indietro, però ce l'ho fatta vincere la mia categoria. Supercampione è andata benissimo, partenza quarto totale, dopo mi ha passato 2-4,5 un po' più forti, un po' più veloci. Ho gestito la manche e mi sono divertito tanto. E finito primo di giornata MX2, ringrazio il team, Scotia Racing, tutti gli sponsor e la mia famiglia. Grazie a tutti. Sì, altre due vittorie, ho avuto dei problemi con la regolazione, la taratura delle sospensioni, però tutto sommato mi sono divertito, sono riuscito a difendermi molto bene, sono veramente soddisfatto di questo risultato e speriamo di domani fare lo stesso e veramente vorrei fare dei ringraziamenti ai miei sponsor e in particolare a Enzo Verducci che mi ha prestato Moto2 e darmi una... Mi ha tranquillizzato, che ero sicuro che magari avessi avuto dei problemi con la moto, avevo già un'altra moto di riserva. Grazie. Cancello di partenza per la AMA MX1 e Andrea Winkler, numero 502, scatta in testa, seguito da Beltramo, Cadeddu, Brignoli, Rovati e il capoclassifica Luca Milani, che corre con un infortunio rimediato proprio alla prima curva, uno stiramento muscolare, e quindi deve limitare i danni. Winkler invece è carico e salta a tutto gas tra le dune di Rosolina, lui reduce dal Touquet. Beltramo è in seconda posizione ma viene avvicinato da Luca Brunzin, che ha scavalcato Cadeddu e sta continuando la sua rimonta. Così come continua invece la fuga in testa di Andrea Winkler, che ha un ottimo vantaggio ormai su Brunzin, che è passato secondo, mentre Beltramo, che era terzo, è costretto al ritiro, e così il bronzo di giornata finisce nelle mani di Luca Milani, che nonostante corra
a mezzo servizio, evita gli errori e si porta a casa punti importanti per il campionato. Vince Andrea Winkler con Brunzin secondo, quindi, e Milani che chiude terzo. Peccato per Luca Brunzin che non c'è. Ama MX2, Sardisco e Prago hanno lo spunto migliore, ma tra loro si inserisce il numero 1 Monteleone, che al termine del primo giro si porta al comando. Sardisco è secondo e viene inseguito da Gonnelli e da Bianchi. Ora Monteleone è in testa, ma al secondo posto c'è Gonnelli con Sardisco terzo. Bianchi è quarto e Messina, che sta recuperando, in quinta posizione. In mezzo alla nebbia succede un po' di tutto, è difficile seguire tutte le vicissitudini. Messina adesso è passato in testa con Gonnelli secondo e poi Monteleone e Sardisco, ma questi ultimi si toccano in una curva perdendo moltissimo tempo per ripartire. Sardisco riesce a ripartire, Monteleone invece addirittura costretto al ritiro per i danni alla moto. Quindi Messina primo, Gonnelli secondo, ma Messina cade e così ora è Gonnelli in testa con Bianchi che si è rifatto sotto e lo attacca. Sul rettilineo dell'arrivo all'ultimo giro spunta per primo Bianchi, mentre Gonnelli è caduto, così come Messina, che ha tentato un attacco disperato all'ultima curva e quindi riparte solo dopo che è passato Mirko Milani con la sua grande esperienza, che porta a casa il secondo posto. Messina termina terzo, quindi giornata con Bianchi che vince davanti a Milani e Messina. Mini 85 con Giardina, Ferraro e Massa che sono i tre migliori al via, mentre cade il romeno Scioche che si era giocato la vittoria a Giardini Naxos e qui invece è costretto a una gara molto faticosa. David Cracco, numero 281, è in testa e allunga in bello stile, mentre per la seconda posizione adesso duellano il capoclassifica Cristian Amali, numero 777, e Cinque Mani, che entra all'interno e passa, ma poco dopo è costretto a retrocedere per una caduta. E così ora per la piazza d'onore Amali è insidiato da Paish e da Piccoli, che sta risalendo dalle retrovie. Quindi Cracco al comando, che arriva tutto solo in prima posizione, con Piccoli che invece conquista la piazza d'onore con una bellissima rimonta al numero 324, e al terzo posto si piazza Cristian Amali, che riesce a difendere in volata la bronzo di giornata su Paish. E quindi podio con Cracco primo, Piccoli secondo, poi Amali, Paish e Scioche. Coi podi di giornata la nebbia si rialza e fa comparire un accenno di sole. Tra poche ore si torna in pista, quindi, con un'altra prova degli internazionali d'Italia ECMA Supermare Cross, sempre a Rosolina.